Salutate. Com'erano i giochi d'acqua? Qui, io. Com'erano i giochi d'acqua? Siamo arrivati a Salisburgo, questo è il nostro appartamento, abbiamo già preso un po' possesso, qui c'è il primo bagno e poi hanno diviso alla francese il water con un altro lavandino praticamente, poi c'è un corridoio, qui c'è la cucina, poi c'è la camera dei bimbi con finestroni pazzeschi, non ci sono le tapparelle. Affaccio interno, bello, carino. Poi c'è la camera matrimoniale. Ecco qua. C'è quell'aggeggino lì che è tipo un maxi ventilatore, una roba così, non so. E poi c'è la sala. Ecco qui. E il corridoio con l'uscita. Quinto piano, piano alto, niente condizionatore. Lo sapevo, però. Cosa bevi? Ehi, hey, Cad. Residence Platz a Salisburgo. Com'è? Bello. Adesso abbiamo deciso di inaugurare questa prima giornata intera a Salisburgo, andando a cercare la funicolare per salire alla Festung Hohen Salzburg, cioè alla fortezza di Salisburgo. Ok, in teoria dobbiamo andare lassù, lì c'è la funicolare, adesso andiamo a capire... No, il signore non è vero lì sopra, il signore è su una statua. Adesso dobbiamo solo capire dove parte la funicolare e quando parte soprattutto. Cosa? Cosa? Nuovo giorno, nuovo elenco di librerie da visitare. No, non c'è più il T-Rex. Siamo al Museo di Storia Naturale, Scienza e Storia Naturale, in centro a Innsbruck, è molto bello. L'unico problema è che nella sala d'ingresso c'è un grande T-Rex animato e Ah, Salisburgo, hai ragione, mi sono distratta. E l'unico problema è che nella sala di apertura c'era un grande T-Rex animato, robotico, e che ruggiva. E ha mandato in paranoia Dorotea, che adesso non vuole più entrare in nessuna delle stanze dopo aver visto quella. Adesso andiamo allo Science Center. Questa è la parte del Museo delle Scienze. Cos'è successo? È dimagrito fresco. Dai Vidali, quello è l'obiettivo. Ti muovi molto bene, però lui ha la schiena più dritta di te. È più signorile mentre sei in bici. Là ci sono dei bambini con delle trottole. Questa è meccanica, aerodinamica.
questo è rumore. Qua è carinissimo perché c'è un percorso dove ti fanno provare le sedie a rotelle, cioè fanno provare ai bambini le sedie a rotelle, c'è un percorso da fare con le sedie a rotelle. A tempo, c'è il timer lassù. Potevo perdermelo, il museo del Natale. Arrivo, è una correzione privata che è data al 1840, i primi pezzi. Arrivo. Siamo qua. Sì, li ho visti. Il carrellino. Dove c'è scritto? Non so se usciamo da qua adesso. Sì, però c'è. C'è finito. No, aspetta, non so se c'è. Geburtshaus, casa natale. Buongiorno da Salisburgo, giorno 2, obiettivo della mattinata. Come si dice? Mozart's Geburtshaus. Con calma anche il tedesco. Pausa. E così torniamo via qua alla carrozza per mangiare i miei spuntini. Ma non ce l'hanno fatto portare lo zaino perché non vogliono che tu faccia lo spuntino qui. Qui esatto. Il portellone di casa del principe, stiamo ricomponendo la residenza. Di chi è quella residenza lì, Dorotea? È la residenza di chi? Delle bevande. Anche delle bevande. Chi è che ci vive in questa residenza, Dorotea? Il principe arcivescovo. Siamo venuti al museo del giocattolo e vabbè, ci sono un po' di sale giochi. Poi c'è questa esposizione molto bella in cui sei dentro questi cartonati. Aia, pestato uno. Ci sono qui, Dorotea era qua fino a un minuto fa alla toilette a truccarsi. Saluti. Poi c'è la sala da pranzo. Carinissimo. Di là c'era tutta un'installazione con la casa delle bambole dove potevano giocare dentro. C'è il castello? È là dietro? C'è un castellano? Oh! Qui abbiamo da apparecchiare la tavola. Apparecchi per gli ospiti. Vengono a palazzo per la cena, Dorotea? Comunque, quando si dice che la cultura del libro parte dai bambini, nel museo del giocattolo c'è questo spazio molto bello e poi c'è addirittura lo spazio morbido dove prendere i libri e stendersi a leggerli. Arrivo. Allora, lì è dove eravamo ieri mattina, lassù sulla fortezza. Oggi eravamo lì sotto, alla residence e al Duomo. Abbiamo pranzato qua sotto e poi abbiamo preso gli ascensori per arrivare su in cima, dove c'è anche il Museo di Arte Moderna. Come si chiama il fiume di Salisburgo? Salzach. E come mai? Perché si chiama Salisburgo e Salzach? Perché? Cosa trovavano qui? Il sa? Qual era l'oro bianco? Il sassoro. Il sale, non il sassoro.
Un altro giorno, un'altra libreria. E questi sono i giardini di Schloss Mirabelle. Sfatta, mamma mia. Tra l'altro mi sa che è la prima volta che mi vedete in faccia in questo vlog. Buongiorno vlog, buongiorno dalla nostra ultima sera a Salzburg. Domani, la R tedesca non mi viene. Domani ci spostiamo su Graz. Allora, Salisburgo, opinioni contrastanti in famiglia, nel senso che avevamo aspettative molto più alte rispetto a Innsbruck. E Innsbruck è stata bellissima, ci è piaciuta moltissimo, super organizzata, veramente super. Salisburgo, un po' meno, molto bella la città, obiettivamente, però boh, non lo so, mi è mancato qualcosa. Mi è mancato quello che sulle... aspettate, mi sto pronunciando un polso. Mi è mancato un po' di affezione al turista, non lo so. Noi ci lamentiamo sempre che trattiamo male i turisti in Italia, ma in realtà vi dirò. Guardate, da togliere questa elastica che mi stava lasciando il segno. Volevo approfittare per farvi vedere cosa riportiamo a casa mentre sono qui con la caviglia, con un impacco di artiglio del diavolo, perché ho fatto la sciocca al museo del giocattolo oggi pomeriggio, no, stamattina prima di pranzo. Sono roccolata, cioè sono caduta giù da un asse d'equilibrio alta così, ma sono finita stesa lunga per terra, mi sono presa una botta sul piede. E non dovrebbe essere niente, nel senso che ci ho camminato sopra ancora tutta la giornata, quindi non è niente di che. Probabilmente ho preso una bella botta e adesso uscirà il livido e ho messo l'artiglio del diavolo. Stasera magari prendo anche qualcosa di chimico, così, tipo un antinfiammatorio. Vediamo. Vi mostro cosa riportiamo in Italia da Salisburgo, quello che ho ritrovato almeno. Ora cominciamo con lui, che è un Amadeus Mozart, mi sembra evidente, di Playmobil. Noi abbiamo di questa linea che Playmobil fa con i personaggi speciali il Cavaliere di Malta e Martin Lutero, preso in Germania. E adesso possiamo aggiungere anche Wolfgang alla collezione. Aveva anche la scatola, i collezionisti moriranno nel sapere che la scatola è stata annegata al bar quando lo abbiamo aperto e quindi niente, è senza scatola. Ma i miei bambini fondamentalmente con queste cose ci giocano. Ho perso il focus, scusate, mi sono girata. Stamattina poi alla casa di Mozart abbiamo comprato anche queste, che sono il flauto magico, sono le figurine dei protagonisti dell'opera con i vestitini da ritagliare e vestire. Durerà molto? Non lo so, mi piaceva molto l'idea. Dorotea è in fissa con i libri di sticker per vestire i bambini, questa mi sembrava un pochino carina e quindi l'abbiamo presa. E io poi ho preso la spillina, perché adesso sono entrata in fissa che sto facendo la collezione delle spilline, le attacco alla borsa di Uniqlo, quella che sto portando in viaggio, e quindi ho preso una spillina di Mozart, la cartolina di Salisburgo che spediremo poi tutte insieme alla fine. Poi siamo stati... aspetta che c'ho qui, con una mano sola faccio fatica. Eccoci qua, qui dovrebbe esserci il magnete. Esatto, il magnete di Salisburgo con Tutti insieme appassionatamente. E poi ho preso al Museo del Natale... siamo andati ieri, ho preso una decorazione per Pino fatta a Brezel, ci sembrava una bella idea. Poi sempre al Museo del Natale mi sono fatta tirare da questa, la marca è Coppenrath, di cui io ho preso in Alto Adige della carta per fare i regali e ho ricevuto anche per forse la festa della mamma qualcosa di Coppenrath, l'amo molto, cartoleria. E questo è un calendario dell'avvento con Shakespeare, 24 poesie e aforismi. Ora voi direte, mi sono fatta assolutamente trascinare, perché tu Sara parli tedesco così bene? No, assolutamente no, il mio tedesco si ferma all'ordinare al ristorante e pagare i conti nei negozi e poco altro, però vabbè. Poi con Dorotea mi piaceva l'idea, era molto bello. E poi con Dorotea ci siamo fermati in questo negozio, Krai, in Sigmund Attnergaste, come dicevo, il mio tedesco tremendo. L'area germanofila ha queste
stampe bellissime nelle collezioni bambino. Io avevo preso anche delle cose bellissime a Merano quando i bimbi erano più piccoli, e Dorotea ha scelto questo set per la scuola, che sono dei leggings, è in cotone organico, è bellissimo, morbidissimo. Sono dei leggings e una magliettina con i cavalli, ovviamente a sfondo pink, perché lei è tutto pink. Basta. Non... Ah no, e poi Gregorio ha lo store Red Bull, perché qui chiaramente c'è lo store, l'official store Red Bull, ha comprato il modellino della moto di Marc Marquez, però ce l'ha lui di là, e quindi basta. That's all. E quindi, signore e signori, con il nostro bottino che adesso vado a infilare nelle borse, perché è già di nuovo ora di riempire i borsoni. Tra l'altro, se avete visto il video dell'organizzazione, confermo che arrivati alla seconda tappa, quindi a metà del viaggio, packing cubes e borsoni morbidi, grande svolta, grande svolta. Tra l'altro qui a Salzburg la casa aveva anche la lavatrice, io mi ero portata, ve l'avevo fatto vedere, le Pods dall'Italia, ho fatto una lavatrice di chiari, una lavatrice di scuri, e praticamente abbiamo azzerato il viaggio, cioè avrei potuto portare metà della roba, perché letteralmente abbiamo di nuovo quasi tutta la valigia lavata, tranne i pochi vestiti che abbiamo usato tra ieri e oggi, ecco. E quindi molto bene, ripartiamo alla volta di Graz, ci vediamo lì.